Il pubblico del Grande Fratello impazzisce per Beatrice Luzzi, anche e forse soprattutto quando incappa in grossi scivoloni. Due molto diversi solo nelle ultime ore, dopo un altro paio di gaffe sugli sponsor del reality. L'altra sera, dopo cena, stava chiacchierando con Marco Maddaloni quando si è lasciata sfuggire una confidenza poco carina anche se educata su Checco Zalone. Ha detto di aver sempre apprezzato i film dell'attore pugliese, ma di essere rimasta delusa da un suo spettacolo teatrale. Uno che mi ha deluso un bel po' c'è e ora ti dico anche chi, le parole di Beatrice Luzzi, Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo. Sì e anche per il fatto. Ma forse non lo sapremo mai questo fatto, perché la regia ha subito stoppato e cambiato inquadratura. Ora invece la figuraccia con tutta la casa. Di sicuro con Perla e Greta, come mostra il video che trovate qui sotto. Non sono giorni facili per Beatrice, che proprio con la ex fidanzata di Mirko Brunetti ha discusso ferocemente in diretta e nei giorni successivi ha chiuso anche con il suo amico Vittorio Menozzi. Ma evidentemente ce l'ha anche con Greta. Cosa è successo? Tutto è iniziato quando proprio la rossa del Grande Fratello stava sparlando delle due ex protagoniste di Temptation Island. A un tratto però proprio Greta e Perla, che proprio in quel frangente si trovavano nella zona bagno, hanno ascoltato una parte del discorso dell'attrice, che non si è accorta di avere il microfono in diffusione. Si vede chiaramente nella clip già virale su social la reazione delle due, Greta Rossetti e Perla Vatiero, che incredule si sono bloccate non appena hanno sentito il nome dell'ex tentatrice. La regia ha subito staccato l'audio del microfono di Beatrice ma è intervenuta troppo tardi. Cosa ci aspetta nelle prossime ore, altri confronti di fuoco?